Buongiorno, buongiorno. Allora, novità su Gmail. Qualche tempo fa, non mi ricordo, ma è passato un po', ho fatto un video sul discorso della password per app, delle password per app di Gmail, ossia del modo che Gmail stessa oppone e rende obbligatorio per poter usare una mail di Gmail dentro di VR, dentro qualsiasi client di posta per inviare mail di allarme, di allerta, di guasto. Questa procedura non è obbligatoria, a volte funziona benissimo la password di Gmail standard, cioè voi mettete, compilate nel vostro DVR le informazioni sull'SMTP, le solite cose, mettete la password del vostro account Gmail e funziona, ma il più delle volte vi dice che è impossibile accedere e addirittura Gmail vi manda una mail a quella mail dicendo che qualcosa ha cercato di connettersi ma è stato bloccato dalle policy di Google. Questa è una cosa che succede, ho fatto appunto un video che vi lascio in descrizione per chi segue su YouTube, nel commento per chi segue su Facebook, dove spiegavo come risolvere, come generare la password per app, ossia una password diversa che viene generata dopo aver attivato la verifica di due passaggi all'interno dell'account Gmail, che serve appositamente poi da usare al posto della password principale nel client per utilizzare Gmail. Ora, novità e aggiornamenti. Pare che a volte questa password per app sia difficile da generare o non funzioni lo stesso. Me l'hanno già detto due o tre persone e persone della cui competenza ho grande stima, per cui non voglio pensare che abbiano sbagliato. Le mie continuano a funzionare, ma le ho generate tempo fa. Ora non ho ancora provato, però fate attenzione, se riscontraste problemi a generare la password per app, no, a generarla no, perché si fa, basta attivare la verifica in due passaggi e poi via via si sblocca questo menu dove generate la password per app, ma se vi dà problemi ulteriori ad accedere potete e dovete usare un altro account di posta elettronica, tipicamente Libero, Virgilio, funzionano perfettamente. Altra novità su Gmail, per chi è iscritto a IFTTT, attenzione, dal 1 di aprile, e non penso si tratti di un pesce, determinate applets di IFTTT che coinvolgono Gmail non funzioneranno più, tipicamente tutte quelle che creavano una mail specifica a fronte di un evento generato da qualcos'altro, mentre continueranno a funzionare semplicemente le funzioni send email, cioè quando succede qualcosa mandami una mail a Gmail, quindi quando sei ricevente. Quindi molte applet che usano Gmail smetteranno di funzionare. Questa cosa, come ho già detto, chi è iscritto a IFTTT l'ha ricevuta su una newsletter, però io preferivo farci un video e farvi attenzione, perché magari vi trovate una funzione che non funziona più, la mail è sfuggita nelle migliaia di mail che riceviamo tutti i giorni e quindi magari vi può far piacere avere questo reminder. Tutte queste cose che sto dicendo su Gmail verranno anche raccolte in una guida Telegram che pubblicherò oggi, cioè nello stesso momento in cui uscirà il video, così che vi rimanga coi tag, andate a cercare Gmail anche in futuro, ma cosa aveva detto quella volta, e c'è il post con tutto quello che ho detto, il link a questo video, ed è semplice da cercare perché basta che cercate il tag Gmail, per cui con Telegram non sbagliate, lo trovate. Chi non ha Telegram lo scarichi, è gratis, e poi cerca alta tensione e sicurezza. Per cui novità 1, attenzione alle password per app, sono obbligatorie, sono sempre più necessarie, a volte danno problemi, per cui eventualmente approdate un altro account di posta per mandare le mail attraverso il vostro DVR, attraverso la vostra centrale d'allarme. Attenzione, molte applet che coinvolgono Gmail dal 1 di aprile, per quanto concerne il mondo IFTTT, smetteranno di funzionare per un cambio di policy di sicurezza di Gmail, per cui è una cosa che tutti, in primis l'associazione che gestisce IFTTT, subisce, per cui non è un malfunzionamento derivante da qualcosa che avete sbagliato voi, ma è un problema generale. Ciao!